scale. Ho cicatrici tatu sulle braccia. Fai vedere, fai vedere. Ciao belli! Come ci danno? Ah, proprio così, come un velociraptor, ma che Sì. è? Alla buonora, amore bello. Scusateci, rega, siamo un po' in ritardo oggi. Oggi io avevo detto. Lei aveva detto, guarda, meglio se non lo dico perché l'ho convinta io. Perché era tardi, non pensavo che Io ho comunque, detto. dato che l'orario era 9:30, si sforava. Io ho detto piuttosto di, anche se abbiamo sforato l'orario, piuttosto di non farlo, i Cin nostri 10 piccolini lo minuti. facciamo per 10 minuti, così parliamo un po' con loro. Allora io direi di rispondere un po' alle Sì. domande. Che fai? Allora, nel tempo libero. Allora, nel tempo libero. No, nel tempo libero che facciamo? Di solito. Litighiamo. Litighiamo. No, nel tempo libero, raga, noi boh, facciamo i video. Muram oggi sei andato ad Arese. Chi è che ha scritto? Fai vedere. Yes! Era da Arese oggi. Aspetta che fisso questo commento. Ok. Esatto, stavo piangendo, visto che volevano tutti la diretta. Muretto. Vai, Rispondiamo. sì. Cosa pensi di Giorgia? Rega, Giorgia è simpaticissima. Sì, è veramente simpatico, è una ragazza d'oro. E niente, le vogliamo bene. E benvenuta nel nostro gruppo. Anche se la conosciamo, io la conosco da poco. Anch'io, però è Però bravissima, è gentile, quindi le vogliamo bene. Bravissima persona. Mora ti tradisce, non lo sai. L'hai Anch'io, amore. detto una. No, non volevo rispondere a questa, volevo rispondere a questa. Cosa ne pensi di Ergi? Allora, Ergi è strasimpatico, è un ragazzo molto dolce e è veramente bello con Giulia. Li vedo strafelici insieme e basta. Penso che sia un ragazzo veramente d'oro. Ok, io cosa penso di Ergi? Penso che Giulia si debba scollare, che è il mio ragazzo, e che debba stare con Ah. me, fidanzarsi con me, ovviamente. Ah. Io, la mia prima ragazza, rimarrà sempre la mia patatina gialla. Gialla. Amore, sei gialla, Gialla, sei va piccina. bene, gialla, va bene. Come va bene? Perché non andrebbe bene, scusa. Chi è Albert? Forse intendono Alberico? Mi manca Albe, sì. Sì, comunque sì. Allora, che è un ragazzo molto antipatico. Anche io la penso. Che comunque non sa quando lo scherzo deve durare poco, Quando io non lo è scherzo. Non è solare, che non dice. ride mai, è sempre depresso, sta sempre isolato dal mondo e vabbè, che è antipatico, l'ho già detto. Basta, non ha difetti, cioè non ha pregi, ha solo difetti. Dai, sto scherzando, amore, è tutto il contrario. Brava, patata gialla. Dai, No! No, amore, non quello. allora mi piacciono i cosa ne pensi, eh? Allora, quanti TikTok fate al giorno? Un po'. Un bel po', Un bel po', però la maggior parte li un eliminiamo perché non vanno bene. bel po'. Sì, nel È bipolare, senso ricorda, hanno scritto. è bipolare. È vero, grandissima. E vabbè. Comunque ne facciamo tanti. Cosa ne pensi? Cosa pensi di Aurora Baruto 2003, 17 ottobre, la conosci? Allora, tu cosa pensi di un certo Mura 2001, 19 Dai! È il gennaio? Raga, tra 4 giorni cos'è? Amo? suo compleanno. E lei manco mi pensa. Non è vero. Guarda, non dire questo perché. Perché? Raga, io dopo. Io non. No, non dico niente. No, cosa nascondi? Aspetta, Niente, non aspetta. nascondo nulla. Non è così, non vale. Non nascondo nulla, dirò solo a loro. Ah, sui gruppi, raga, con le fanpage vi manderò una cosa. No, Giratemi. e no, allora non lo mando, perché io la mando solo
a chi mi promette di, no, di non snicciare. Ok. Allora cosa ne pensi? Penso che... vabbè, che è una bruttissima ragazza, che è antipatica, non ride mai, non è mai solare, quindi... è tribipolare, no, sì, tripolare, no, scherzo, raga, ovviamente scherzo, è bellissima, simpaticissima, sempre solare, un po' bipolare, e niente, l'amo, io l'amo troppo, è la cosa più bella che mi sia capitata, non ce la farei senza di lei. Vabbè. Comunque tutti mi stanno dicendo mandala di qua, mandala di qua, mandala di qua. Dopo mando a... Cosa ne pensi di Alpix? Alpix mi manca un botto, raga. Sì, ti manca talmente tanto che te ne ho regalato un altro e l'hai buttato, non l'hai no, manco. No, allora... Di Alpix ce n'è solo uno. Okay. Lui è Pucci. E l'altro cos'è, Katzik? No, è Pucci. Alpa... No, raga, ma lo sapete che... Allora, raga, quando me l'ha data gli faccio... Questo si chiama Alpa, cazzo. Cioè, ma mi sembra... Ma perché stavo cercando di fare tipo come Alpix, quindi alpaca con la X, Alpix. Solo che non mi viene in mente niente, allora a caso ho detto Alpacaz, ma non ci ho ragionato. Alpacaz. Hashtag Alpacaz. Hashtag Alpacaz. Vabbè. Io adoro i bambini, però come ho già detto nella storia, ho paura del parto, quindi non so se vorrei mai diventare madre. Lui ne vuole 4. Esatto. Bimba. Inizia a partire. Oh, no. Ma io non ho parole. Tra 2 minuti, amore. Sì, lo so. Su a sinistra, su a sinistra, sì, sotto, sotto. E io ho scherzato. E Andrex. E di certo non mura. Dai. No! No! Sei fake! No! Madonna, mi hai mangiato! Ti posso mangiare? No. Se... Non mi puoi mangiare. Perché no? Non perché sei buona? Sì, così buonissimo. Ti ho amato da 1 a 10. Ma non ce n'è uno brutto. Sono tutti belli. Perché? Che persona orribile. Cosa? Fai vedere, gira. Niente. Vai, gira. Sono tutti bellissimi, raga. Non bisognerebbe manco rispondere a questa domanda. Tutti quelli della casa sono bellissimi. Oddio, è vero. Oddio, dammi un bacio. Ah, secondo te è vero? Un po' sì. Ok. Troppo, raga, troppo. Però... Pieno noi. Troppo, raga, troppo. Dai. No, sono serio, anch'io, troppo. Azzurri. E non sono lenti. No, sono lenti, raga. Così. Hi, Mattias! How are you? Ma chi è? Praticamente, vi racconto questa storia. Un bacio. Quello che ho appena salutato... Quello che ho appena salutato è un exchangement, cioè un tipo che ha fatto lo scambio con me in Belgio e niente. Ah, dopo ti racconto. Cosa mi racconti? Niente, dopo ti racconto della storia, se vuoi. Io sì. Guarda, che mi dai un bacio appena saluto qualcuno. Aspetta.
Madonna, ma è peggio di una mucca. Cosa? Fine, and you? Fine, thank you. Ma che cazzo dici? Mi hai risposto. Fine, thank you. He's okay, oh. Joking. Literally. Oh, yeah. He's joking. Hi, what are you doing? What are we doing, Matthias? How are you, Matthias? Come on, let's go. He's joking. Matthias, che stai a fa? No, no. Dai, smetti di dire il suo nome, è un mio amico. Caro. How old are you, baby? No, I'm a baby, no. È maschio, non si dice. Mi stava troppo sulle palle. Fa vedere se ce li hai, ti prego. Madonna, se mi stai sulle palle. Anch'io, a te? Sì. No, io He's gay. No, yes. No, wait, he's my boyfriend. My boyfriend, io lo sono. He's not gay. He was joking. Anche se lo fossi, Mattia, sei un problema. He said, no, non so come si dica. Ma guarda questo. Oh, smettila. Mo inizio la lite, dai. Ah, sto male. Con Ludo. Guarda, amore, ci manchi da piccolissimi anche voi, mi mancate dopo e vi rispondo in gruppo. Con lui, con Ludo, con le ragazze e con lui. Con me no. Dai, ma che schifo. Amore, c'avevo un blocco nella gola, minchia, non riuscivo manco a muovermi. Io non ho parole. Sì, raga, queste cose veramente che succedono in live. Vuoi vedere se risponde ancora, però vuoi vedere se c'è ancora. Sì, sì, c'è. Sì, c'è. C'è mio fratello Mattias. Dai, smetti, senti il tuo. No, he's my brother, Mattias. Allora, qui... Mattias, Brisina. How are you? Amore giusto? How are you? Aurora per fare delle liti. Grande! Adesso vedi che mi scrive tipo la Bibbia. We are waiting for your text message. Boh, ma cazzo si dice. Come si dice? Mentre cioè, al di fuori della Stardust è Elena. My best friend. E dentro però non mi risponde, mio fratello. Vabbè, capita tesoro. Amore, sono le 54. Sì, sì. Oh, che domandina. Niente, vabbè, lui non risponde più. Va bene, ma siccome è un po' tardi, se no non riusciamo più, facciamo pure la live sul suo profilo. Ok, raga, adesso facciamo la live sul mio di profilo. Aiemura trattino basso, andate a vedere la nostra live, rispondiamo un paio di domandine lì e poi, come sempre, domani altre live. Sì, però domani facciamo alle 9:30. Domani lo facciamo alle 9:30 per un'ora. Questa sera veramente... Stasera è stato corto, perché ci sono stati degli imprevisti. Ah, e domani volevo dato che mi dite che sono inattiva, volevo prendere mezz'ora del mio pomeriggio, mezz'ora del mio tempo libero, e chiamare, però non in live, proprio le fanpage. In chat, sì. Quindi, da sola, capito? Questa era una freccia? Sì, era una freccia. Chiamare magari gruppi, parlare 5 minuti con ciascuno di voi e basta. Quindi fatemi sapere se questa cosa vi piace. E nulla. Domani comunque vi dico gli orari e tutto, così se anche voi volete preparare, nel senso ritagliare quel tempo libero. Va bene, e niente. Vi mandiamo un grande bacio. Ciao, raga. Vi amiamo, un bacione, siete bellissimi. Ci becchiamo sulla mia live e niente. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.